stai cercando PSN card, Xbox Live, merchandising, videogiochi, accessori per la tua console, digital24.it è il sito e-commerce che fa per te. Prezzi imbattibili con un solo click. Andate questa settimana a cercare il sito, ragazzi, vi troverete Ghost Recon a un prezzo clamoroso, 55,90, spedito. Non fatevelo scappare. Digital24.it, la nostra scelta. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Delican, nuova stagione competitiva sul canale Exxon Esports e quindi nuova review settimanale sul nostro canale. Allora, sicuramente non mi nascondo, la prima cosa che balza all'occhio di questa review sicuramente è la squadra. Come fai, Lican, ad avere questa squadra in questo momento del gioco? E beh, presto detto, ragazzi, non ci nascondiamo. Grazie ai nostri partner Digital24 e Game Empire, siamo riusciti tutti i ragazzi degli Exxon ad avere delle squadre competitive per poter subito dire la nostra sul competitive. E quindi, proprio in base a questa cosa, qual è il giocatore migliore per competere? Soprattutto, ragazzi, è una questione di qualità, prezzo. Ovviamente parliamo di Kylian Mbappé, un attaccante duttile, un attaccante veramente fenomenale, ma soprattutto un attaccante che vale il prezzo per cui l'ho andato a comprare. In questo momento, ragazzi, tantissimi attaccanti sono overpriced, giocatori veramente indecorosi che costano 400-500k così dal nulla senza motivo, che non valgono assolutamente quel prezzo. Tanto vale spendere di più, non tanto di più, perché ci sono attaccanti che costano più di Mbappé, che non valgono Mbappé, che a mio avviso è la seconda carta NIF più forte del gioco. Io l'ho utilizzato come ATT nel rombo, ho voluto mettere la carta Falco per potenziargli di 5 punti la forza e di 10 punti il tiro, e quindi l'ho reso ancora più clinical, ancora più importante il peso nella mia manovra offensiva nel rombo. Allora, la prima cosa, ragazzi, che scatta sicuramente all'occhio è ovviamente la velocità. Parliamo di un 96-96, ragazzi, un fulmine, un giocatore che veramente fa la differenza in campo aperto, che grazie all'accelerazione, quando ho provato a fare la finta di tiro, il fake shot, veramente la fa in un microsecondo, soprattutto prende una porzione di campo importante mentre si gira la palla verso destra o verso sinistra. Questo grazie all'accelerazione e all'agilità. Quello che state vedendo, ragazzi, dentro l'area non è altro che il nuovo Strafe Dribbling. Ragazzi, imparate questa meccanica. Io mi sono tatuato a forza di premere quel tasto L1 nell'indice della mano sinistra. E una meccanica OP e dovete impararla. Che cos'è lo strafe dribbling? Lo strafe dribbling non è altro, ragazzi, che un modo di portare palla con la palla attaccata appunto ai piedi. Quindi, cosa vi permette questa meccanica? Di prendere il tempo per costruire l'azione, di essere imprendibili dentro l'area di rigore, come ho fatto io prima. Sicuramente non potete azzardarla, non potete fare tutto il tempo dentro l'area quella situazione lì, però vi permette appunto di darvi, di prendere del tempo, di poter costruire l'azione e di potervi magari aggiustare la palla prima del tiro, magari proprio sul piede forte del vostro attaccante. Perché, ragazzi, il piede forte? Quest'anno, ragazzi, le 4 piede debole sono molto più importanti delle 5 mosse abilità, perché il sistema di tiro è cambiato. Secondo me, avere un giocatore che ha 4 piede debole è fondamentale per questo gioco, perché le 3 piede debole sono veramente un contro molto importante per un attaccante. Quindi, tornando al pro del giocatore, appunto, abbiamo analizzato l'agilità e il controllo palla, quindi le 5 skill che lo rendono imprendibile sullo stretto e soprattutto molto agile nel controllare la palla. Altra cosa importante, ragazzi, è la duttilità. Mbappé, come l'anno scorso, può fare diversi ruoli nel vostro scacchiere. Quindi, visto che quest'anno spesso si cambia tattica in base all'avversario che avete contro, Mbappé può fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista laterale, il trequartista centrale. Addirittura gente lo utilizza anche esterno nel 4-3-3, e qualcuno addirittura osa,
metterlo mezz'ala nel rombo. Molti pro vedo che quando passano al rombo il primo che sacrificano in base appunto alla resistenza, visto che Mbappé 84 di resistenza e appunto alla velocità, è proprio Kylian, che riesce magari in modo rischioso a potersi barcamenare come mezzala offensiva. Quindi sicuramente sono tutte cose che vanno come pro di questo giocatore. La duttilità, ragazzi, è fondamentale per quest'anno e secondo me è un pro fondamentale. Passando ai contro, ragazzi, sicuramente l'elevazione. Allora, partiamo da un presupposto. Quest'anno su cross è molto difficile segnare. Mandatevi, scrivetemi nei commenti se riuscite a segnare su cross o peggio ancora se riuscite a segnare su angolo diretto. Molti giocatori preferiscono passarla al giocatore più vicino ed entrare dentro l'area. Quindi parliamo di un contro che in realtà per questo momento del gioco, se non fixeranno il colpo di testa, non è un vero e proprio contro, però per onor di cronaca il 76 di elevazione e il 77 di precisione di testa si sentono tutti. Difficile che Mbappé riesca a segnare di testa, anzi addirittura quando colpisce di testa la prende proprio male. Quindi ragazzi, il voto è assolutamente 95, visto per come lo abbiamo analizzato. Mbappé è un attaccante che fa sicuramente la differenza. Ha quei piccoli contro che sicuramente non sono per adesso invasivi da poter abbassare ulteriormente il voto, ma non lo rendono sicuramente un giocatore da 100, però sicuramente è un game changer, è un giocatore, un attaccante che può appunto risolvervi le partite da solo. Secondo me il ruolo migliore per cui lo potete utilizzare è appunto attaccante o COC laterale di destra. Il prezzo sì è importante, ma sicuramente molto più realistico rispetto ad alcuni attaccanti Premier che costano 400-500k e poi hanno dei difetti strutturali importanti. Quindi, secondo me, ragazzi, è la punta necessaria per poter dire la vostra in maniera importante in Weekend League, il primo tassello importante del vostro team. Per qualsiasi domanda scriveteci sotto il video, commentate, magari seguiteci anche su Instagram, rispondiamo a tutte le richieste di squad builder o sui giocatori, a tutti i ragazzi che ci vengono a scrivere, e soprattutto seguiteci anche sul canale Twitch Exxon Esports. Date anche un occhio al nostro partner Digital24 che offre veramente delle occasioni incredibili. Bella a tutti, ragazzi, alla prossima review.